Da Radio Speranza va ora in onda Fede Oggi, a cura di Don Peppino Feminella. Allora il Dio che viene, questo Dio inattingibile, infinitamente misterioso, che però non potrebbe costituire un ostacolo al contatto con l'uomo, è il Dio che viene, e questo è il periodo liturgico che stiamo vivendo. Ed è una categoria molto importante, una categoria teologica, perché come poter fare ad arrivare a Dio quando abbiamo mille difficoltà nell'ordine soprattutto personale, quando ci troviamo in difficoltà interiori? Come poter arrivare a Dio? Questo Dio che diventa abbastanza facile quando ci troviamo ad ammirare un bel panorama, quando veniamo gratificati da qualche cosa che ci piace o comunque che ci aiuta a vivere, ma nei momenti di difficoltà come poter arrivare a Dio? E questo è un punto da curare, di cui tenere presente veramente la particolarità. Il Dio che viene, il Dio che è, il Dio che era, il Dio che viene, un Dio che viene incontro all'uomo, cioè il Dio che si rivela. Non è l'uomo che conquista Dio, non è l'uomo che circoscrive, descrive e limita Dio. L'uomo, uditore della parola, come diceva qualcuno qualche anno fa, è colui che si deve mettere a aprire, si deve mettere in ascolto, perché Dio parla e Dio va verso l'uomo, è un Dio che cammina verso l'uomo nelle forme più impensate. Quindi qualche volta quando diciamo, ma come si fa ad arrivare a Dio? Ecco, proprio in quei momenti dovremmo dire che c'è qualcosa da rivedere nel nostro atteggiamento. E qual è la cosa da rivedere? La cosa da rivedere è che c'è qualche disturbo nella linea. Qualcosa da rivedere è che radicalmente, a livello di principio, dobbiamo correggere alcuni atteggiamenti, non cattivi certamente, ma sono atteggiamenti che magari nella fuga della ricerca ci impediscono di fermarci, di ascoltare e poi di camminare, perché noi camminiamo con le indicazioni che ci offre Dio. E se vogliamo per conto nostro stampare questa mappa per poter camminare in una geografia di cui non abbiamo capito molto, e allora la ricerca molte volte è vana, il lavoro va perduto. Quindi attendiamo che Dio ci offra questa mappa per la ricerca. È un piccolo segreto, è qualcosa probabilmente anche di scontato, però è un principio che rimane valido per le grandi come le piccole ricerche. Negli angoli anche bui del nostro cuore abita questo Dio. E molte volte quando lo cerchiamo nelle cose grandi perdiamo veramente la rotta, perché Dio si presenta nelle cose piccole. Gesù non è nato a Gerusalemme. Magari molti l'attendevano a Gerusalemme per l'importanza e la simbologia di questa città, e invece è nato altrove, per di più in una grotta o comunque in un luogo poco accessibile e affatto conosciuto. E così, parlando in riferimento ai luoghi della nostra interiorità, dove poterlo reperire questo Dio molto misterioso? Ma è un Dio misterioso non perché voglia giocare con l'uomo, ma perché deve liberare l'uomo da tanti presupposti che gli impediscono di trovare Dio. Dio molte volte è là dove non penseremmo mai di trovarlo.
è un luogo che ci rende molto difficile l'approccio con Dio, è il luogo della sofferenza, è la dimensione del dolore. Lì potremmo soltanto dire che c'è Dio perché lo cerchiamo per disperazione. E invece magari è proprio la sede naturale dell'incontro fra un uomo che ha bisogno di Dio e un Dio, tra virgolette, che ha bisogno dell'uomo. Ecco, allora facciamo un breve break musicale e poi riprenderemo il discorso. Sapienza di Dio narrata nella storia, segreto di salvezza svelato ai fanciulli. Vieni a parlarci nel cuore, vieni Signore Gesù. Vieni tu che sei la luce della terra, la vita di Dio donata al nostro mondo, il volto dell'amore del Padre. La vita, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Vieni tu e sarai la pace senza fine, potenza di Dio che libera gli oppressi, speranza di chi soffre e muore nel tuo nome. Vieni a salvarci dal male, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Parlavamo di invertire la rotta, perché noi un po' con una certa incoscienza potremmo anche pretendere di circoscrivere Dio secondo le nostre categorie. Il rifugio più garantito sono le ferite di Dio, ferite di Dio che si rivelano come ferite dell'uomo. È lì che certamente incontreremmo Dio. Se avessimo veramente il desiderio di trovarlo e se permettete anche di servirlo, anche se la parola servire oggi è veramente desueta e fuori campo. Quindi si tratta di cambiare un po' mentalità. San Francesco ha rinnovato la Chiesa, aiutami Francesco, ecco la richiesta di Gesù, che poteva benissimo rivolgere a qualche grande papa, a qualche importante personaggio della gerarchia. Ecco la scelta di Dio, perché di fronte a Dio tutti siamo importanti. Gesù loda il Padre perché non ha rivelato ai potenti, ai grandi, il mistero del regno dei cieli, ma ai piccoli. E quindi ognuno di noi si dovrebbe fare molto più piccolo, molto, molto più piccolo. Per poter reperire una pista, ecco, come le carovane nel deserto si perderebbero facilmente in un luogo così indefinito, se non avessero una pista, anche noi dobbiamo ritrovare un po', come fanno i carovanieri, un sentiero, magari poco segnato, qualche volta coperto dalla sabbia trasportata dal vento, ma comunque quella è la via. Perché dobbiamo anche imparare a mettere a rischio qualche nostra capacità. Diremmo magari, fra virgolette, sprecarla,
come Dio si è sprecato per noi uomini, sempre tra virgolette parlando. Ecco, quindi col Natale, con l'avvicinarsi il Natale, ecco che ci sia quantomeno questo cambiamento nel cuore, ma anche nella mente, forse prima ancora nella mente. Non dobbiamo pretendere di suggerire a Dio dove farsi incontrare, perché le vie di Dio sono le vie di un'estrema intelligenza. L'uomo è capito da Dio, ecco perché Dio paradossalmente lo deve sviare e lo deve confondere per dargli maggiore chiarezza, altrimenti l'uomo sarebbe come Dio. Guai se l'uomo dovesse suggerire a Dio le vie per la conoscenza e per la salvezza. Ecco, ci risentiamoci lasciandoci con questo pensiero, una preghiera rivolta al Signore dell'intelligenza. Signore, suggeriscimi tu come cercarti, dove cercarti, con quale atteggiamento del cuore cercarti. A risentirci. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso Fede Oggi, a cura di Don Peppino Feminella.